qua, vieni. Confermo uccisione. Oh, no. Se non ti fai vedere, me l'hai dopo. Craccati 846 davanti. Pezza pulita. Raccarissimo. Niente seconde occasioni. What's up guys, quel vostro Naked che vi parla ragazzi. Siamo tornati con un nuovo video. Signori miei, il nazionale è tornato per portarvi l'arma guerra, ovvero l'arma da guerra, ovvero l'arma per sparare, ovvero l'arma per smadonnare più forte di tutte. Una vera e propria build meta. Ci ho messo un pochino a trovare la quadra. In realtà avevo già fatto vedere il video e c'eravamo in realtà con una build, soltanto che ho capito poi nel mentre che potevo migliorarla ulteriormente, poi usandola proprio per andare un po' a toppare i difetti e cercare di abbassare il TTK in modo drastico. Eccoci qua ragazzuoli, la build mat definitiva. Qua ci sono state delle variazioni rispetto a quella di prima, ovvero la prima, la canna da 315 e non più la 550 o la corta, perché è quella che aumenta i danni al torso, ok? E praticamente aumenta la vera e propria potenza dell'arma guerra, ovviamente discapito del recoil, perché aumenta un pochino e diventa un pochino più matta. C'è un però. Nel video che avevo fatto vedere vi avevo consigliato i 72 colpi. Sì, è vero, però poi sono andato un po' a capire e a compensare e sono arrivato a una conclusione che i 72 colpi sono un pelino più forti. Però mischiati alla canna da 315 diventa praticamente incontrollabile, perché a differenza dei 60, i 72 colpi aumentano il recoil del 15-20% sia verticalmente sia orizzontalmente. Quindi mischiando questi due accessori che fanno sì che l'arma si alzi troppo, ho capito che si arrivava a una build che poteva essere potente, ma comunque sia ingestibile e quindi poco utilizzabile. Difatti sono andato un po' su Sim a spulciare, ho fatto due classi, come potete vedere, la prima con la 315 e i 60 colpi, la seconda con la canna da 315 e sempre, no sempre, in questo caso non sempre, ma i 72 colpi. È risultata una cosa molto importante, come potete vedere il time to kill è quasi paro paro, vince di un pelino l'arma guerra, la seconda build, quella con i 72. Poi dopo però in realtà i 10 metri è meglio la build che vi ho fatto vedere poco fa. E per quanto riguarda poi il long, rimangono uguali, identiche, come potete vedere. Il problema però sta proprio nel recoil, che la prima è vero che c'ha un time to kill un pochino, la seconda un pochino più basso, però ha un recoil molto più elevato rispetto alla prima, quindi ho trovato il compromesso. Ovviamente poi raga, il resto della build, l'ottica, la stella riflettente, calcio, l'immerito, base, specialità 1 vitale che abbassa un pochino il time to kill, specialità 2 celerità, impugnatura con fettuccia, munizioni allungate e sottocanna anteriore cover per un po' gestirla al meglio. È una build stabile raga, efficace e prepotente, il giusto compromesso raga tra velocità, potenza e facilità di utilizzo. Provatela e fatemi sapere e credo proprio che non rimarrete delusi ragazzi. Quindi ragazzoli belli, che dirvi, io vi lascio il video, lasciate il like e l'iscrizione al canalone del Naked Dome. Noi ci vediamo domani con il prossimo video, bella rega. Ma su Fortune comunque non sale le scale, porco due. Oh bella, mi scrivi su WhatsApp cosa gli hai detto al tipo prima nella tua lingua. Sì. Non curioso. Poi me lo insegni anche. Perché l'ha scritto in chat? No, ma... Ah, no, se l'ha scritto in chat, secondo te era ancora vivo? Questa figa, Germa, se... Se ti copi le mie, Germa, è normale che non ti trovi, frate. Il ragazzo mi sono andato a infognare intanto.
faccio una kill, raga, vedo la gente. Neanche proprio. C'ho quell'audio, raga. Era il cazzo. Un quattro per un kill, mica era svegliato, il Cristo. Oh, ma lasciami in pace, bro. Minchia, potrei dirvi la stessa cosa. Ma chi sei? Qua. Se non ti fai vedere, la ledo. Craccati 846 davanti. Fatto pezza pulita. Vabbò, dai, no, che rottura di cazzo, porca miseria. Sì, 3 kill. Madonna, madonna, madre mia, madre mia. Ah, raga. Raga. No. Raga, avete visto Serpentino, raga? Raga, io non credo quello che ho appena visto. Io non credo minimamente a quello che ho appena visto, voglio. Ci sono altri, eh? Uno è salito, l'ho preso. Però minchia camperò del lancio. Va che non me ne prende, va. E due sopra, bra. Occhio, Emi, sai che c'è uno dietro di te. Mi mancava sì? L'ultimo. Attaccato, preso. Ma io non li vedo. Qui sui spari, basta. No, vedo i salti mortali per far kill. Io. Minchia, veramente. Questo è sotto. C'è qualcun altro che spara, non so da dove, voglio. Questo fa, dammi 10k, Emi. Onesto. Onesto. Guarda che ogni tanto c'è qualcuno che fa pure un po' ridere. Grazie, signor Vasi, grazie mille davvero, bro. Mannaggia. Sono safe, raga, sono safe. Mi ha sparato a 12 km. No, arriva uno. Non era ovviamente quello che mi ha killato. Sabbiastri. L'altro sopra, l'altro. Oh, merda. Raga, così, totalmente a caso, vado a crepare là. Cosa fanno questi là? Quanti saranno? 3 o 4, cosa dite? Occhio! La torre mi sa, bro, sì. Ma si è ammazzato da solo questo. Era lì sotto. Non ho sentito questo. Ma... raga, ma io non trovo nessuno. Sono safe qua, raga. Oh, labirinto, voglio. Ah, allora, zio, cioè proprio fightare contro persone invisibili è la stessa cosa. Si è presa con il mio team per come giochiamo, non è questione di camperare, riconoscere la visita, cercare il massimo, bravi voi, buon Samu, ma in realtà, cioè se avessi ascoltato quello che ho detto anche a fine clip, cioè che ci sta, che se uno comunque non è tanto nel trip di giocare come giochiamo noi, magari perché gioca anche da poco, ci sta. Ho proprio specificato che a me quelli che fanno incazzare in realtà sono quelli che sanno giocare bene. E giocano comunque così, quello è veramente nocivo per i nervi, capito? Infatti si sta a vedere poi nel game, siamo salutati con la massima tranquillità, bro. No, karma, visto? Sono nel pallone. 13 kg con 7.